Ho visto tante bare, troppe bare, bare Questo bianche, per bare per adulti, insomma, un pugno allo stomaco. E mi è venuta alla mente un'altra immagine del 2013 a Lampedusa, quando ci fu un altro tremendo naufragio lì con più di 360 morti. E comunque, ecco, ho pensato subito a quell'immagine lì. Veramente brutto. Bisogna fare di più per salvare vite umane in mare. Gli stati devono attrezzarsi. Questo territorio non può rimanere senza motovedette adeguate di ogni tipo, perché se è aumentato il numero di chi arriva, deve essere strutturata anche tutta come dire, tutto il sistema di aiuti, perché se non si interviene in mare ci saranno sempre morti. Quindi, quello che io dico è che l'unica cosa di senso da fare è una missione europea di salvataggio. Questa è l'unica cosa di senso, perché tu non puoi impedire alle persone di partire, cioè sono slogan vuoti, senza costrutto, fatti per fare propaganda. Non possiamo sigillare i paesi, no? L'Afghanistan, l'Iran, il Pakistan, la Siria, cioè è impensabile di fare questo. L'unica cosa di senso è invece fare missioni congiunte con gli stati dell'Unione Europea per pattugliare il mare. E poi fare appunto il soccorso, il salvataggio quando necessario. E in quest'ottica io penso che il decreto fatto dal governo che impedisce alle ONG di lavorare è veramente qualcosa di indegno, perché tu devi aumentare il soccorso, non diminuire il soccorso. Non puoi sguarnire il mare di chi fa questo, perché altrimenti saranno sempre più frequenti Vado questi da naufragi. Abbiamo chiesto l'informativa al ministro Piantedosi intanto. Sulla base di quello poi continueremo, vedremo quello che si dovrà fare ulteriormente. Intanto c'è l'indagine della magistratura, che c'è stato già detto, il procuratore l'ha detto, sarà ampia. E quindi vediamo se ci sono delle responsabilità. È giusto che si vada fino in fondo. Grazie. And I just wrote a message to him. I said that you go inside to see.